A tutti, benvenuti da Io ci sto. Due parole sulla libreria che ci ospita, è una realtà che a luglio compirà 10 anni, gestita completamente da cittadini volontari. Ci occupiamo principalmente di diffondere cultura presentando libri e gestendo quella che è a tutti gli effetti una libreria, perché gli orari, nonostante sia gestita da volontari, e poi abbiamo il nostro direttore che è l'unico dipendente che è obbligato, è pagato per restare qua tutti i giorni, ma tutto quello che incassiamo appunto viene reinvestito per acquistare libri e per organizzare laboratori, tipo quello di cui vi parlavo prima sull'arte, e eventi che diano la possibilità al quartiere Vomero, ma a tutta la città di Napoli, a chiunque voglia seguirci. Abbiamo anche una pagina Facebook da cui appunto adesso stiamo trasmettendo in diretta, di avvicinarsi a tematiche di vario tipo, come quella di cui parleremo stasera, a cui sono particolarmente legata. Due parole per un evento che accadrà anche domani mattina. Noi abbiamo deciso, considerando gli eventi politici e sociali che stanno avvenendo ultimamente, di costituire qui in libreria anche un polo permanente presidio di pace. E che cosa si fa? Solitamente ci riuniamo la domenica mattina per parlare di tematiche legate agli eventi sociopolitici che stanno accadendo nel mondo, per cercare di dare anche tramite quotidiani, consigli di libri, riviste, articoli online, un punto di vista equidistante o comunque completo alle persone che sono interessate agli avvenimenti, e che quindi diano una visione un po' più ampia rispetto alla nostra stampa nazionale, ai nostri media nazionali, che, devo dire la verità, dal Covid in poi si stanno rivelando abbastanza monotematici, diciamo così. Quindi, come libreria, ci sentiamo in dovere di difendere la cultura e di difendere le opinioni di tutti. Detto questo, io sono particolarmente felice stasera di questo incontro, la ballata delle figlie, che mi sembra anche molto in linea con il 25 di novembre, quindi con la giornata dedicata alla violenza contro le donne. Poi a iniziare dall'autrice Sara Lorenzini, vi parlerà in dettaglio di questo libro che è meraviglioso, già iniziale dal titolo, che è La ballata delle figlie, è già musicale in sé, già, è veramente qualcosa di incredibile. Abbiamo degli ospiti d'eccezione stasera, il dibattito sarà moderato da Emilia Rosati, che fa parte anche del comitato quelli della Real Casa Santa dell'Annunziata, proprio per portare avanti il comitato per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche, ed è il motivo per cui poi abbiamo un ospite speciale che presenterà Emilia. Quindi io lascio la parola ad Emilia e vi auguro una buona presentazione. Buonasera a tutti, mi sentite? Io sono veramente entusiasta stasera di essere qua a presentare il libro La ballata delle figlie. Ho conosciuto Sara Lorenzini fino adesso su Facebook, stasera per fortuna mi fa molto piacere averla incontrata. Credo che molti di voi l'abbiano già sentita nominare, perché è una sceneggiatrice di talento che si è cimentata già con alcune cose televisive importanti, per esempio con quello di Emma Marrone. Aspetta, sì, che tra le cose più recenti c'è il documentario che ho fatto su Emma Marrone, che si chiama Sbagliata su Amazon, e non so, commissari su Rai 3 con Pino Rinaldi, che è un giornalista che l'ha visto. Insomma, mi occupo in particolare di storie vere, cioè di raccontare storie vere. E adesso ti stai occupando dei borghi d'Italia? Ho appena finito un programma che va però ancora in onda su Rai 3, che si chiama Il Palio d'Italia, in cui noi raccontiamo i piccoli borghi italiani, quindi tutte le meraviglie del nostro territorio, tradizioni, cultura, dall'enogastronomia al folklore.
su Rai 3 dei due piccoli borghi si sfidano in un territorio neutro, sì, sì, a colpi di cucina, quiz, giochi, sì, sì, si sta andando molto bene. A che ora? Oddio, alle 15:20 su Rai 3, lunedì, martedì e venerdì. Ah, perfetto, perfetto. Andiamo a vedere con Angela Rapanelli, che è la conduttrice di Linea Verde, quindi valorizziamo il territorio. Un altro motivo di invidia, perché ho pensato sempre che quelli che fanno le trasmissioni che devono andare da una parte, tipo Licia Colò, uno per tutti, proprio hanno avuto una grande fortuna, perché vengono pagati per fare una cosa meravigliosa. Perché in realtà è faticosissimo, non è come andare veramente a mangiare fuori dalla salute, ma facciamo la gira fuori porta, no, per carità, cioè basta, bisogna mettere a casa. Comunque tutto quello che fa se lo merita davvero, perché lo ha dimostrato anche in questo passaggio dalla sceneggiatura, dalla televisione alla narrativa, già ha scritto qualche libro precedente, qualche romanzo precedente con la Mondadori, e adesso si è cimentata in questa ballata delle figlie, dove affronta un problema che la maggior parte di voi credo che conosceranno, però è sempre bene ricordarlo, e cioè il problema della ricerca delle origini, che attualmente in Italia è vietata fino al 100° anno di età. Ma poi Anna Recchia, la Presidente del Comitato per il diritto alle origini, vi spiegherà più diffusamente questo. La grande differenza che io ho notato quando ho letto questo libro, che mi è veramente piaciuto tanto, e vi dirò i motivi, ecco, non lo dico così per dire, ma lo dico perché lo sento, mi è piaciuto moltissimo, l'ho letto due volte, come faccio in genere quando i libri mi piacciono. E la differenza grande che ho trovato, prima differenza che ho trovato tra questo libro e tanti altri libri che sono stati scritti sulla ricerca delle origini, perché ne sono stati fatti molti, è questa, che le persone che si sono cimentate, anzi che ci siamo cimentate, nella scrittura della ricerca delle nostre origini, l'abbiamo fatto sotto una spinta fortissima di una necessità di esprimere le nostre emozioni molto forti, che a volte hanno proprio questa sento del bisogno di essere messe su carta proprio per essere elaborate e gestite meglio. Infatti a me così mi veniva in mente i sei personaggi, no? Dico, l'urgenza dei sei personaggi di essere messi in scena mi ricorda l'archetipo, diciamo, di questa nostra urgenza di raccontarci attraverso un libro. Ecco, quello che fa Sara è molto diverso, perché lei, pur diciamo scegliendo come filo conduttore del suo romanzo questa grande conquista di un diritto umano che dovrebbe essere proprio il cambiamento della legge, e su questo poi ci parlerà l'onorevole Zinzi, e ci prometterà anche qualcosa, speriamo. Comunque, oltre a raccontare il dramma della ricerca delle origini, lei però è capace, naturalmente ha il talento, di inserire questa vicenda della ricerca delle origini da parte della protagonista, inserirla in un contesto dove appunto si intreccia con altre storie che potrebbero stare anche da sole, storie d'amore, personaggi molto ben caratterizzati, luoghi, riflessioni, e quindi diciamo che è un libro che può piacere a chi lo legge soprattutto per capire di più, sapere di più sulla ricerca delle origini, ma ugualmente a chi magari è meno interessato a questo
a questo problema, che però dopo che avrà letto il libro diventerà sicuramente di suo interesse, e vuole semplicemente leggere un libro veramente scritto bene. È un libro appassionante perché ha in sé anche un pizzico, diciamo, di suspense, per cui siamo sempre, fino alla fine non sapremo una cosa che non voglio spoilerare adesso, quindi naturalmente non lo dirò, e che poi, ecco, è molto originale, anche perché c'è a un certo punto un romanzo nel romanzo, cioè lei scrive di questo romanzo che lei vuole scrivere, quindi, ecco, a un certo punto ti perdi pure, dici, ah, alt, devo rileggere questo pezzo. Però è proprio talmente originale, e questa intersecazione di piani del romanzo e di piani narrativi, che ne esce fuori, per me è un piccolo capolavoro, sinceramente, una cosa molto molto bella. E poi, se si pensa che lei appunto non è, diciamo, investita personalmente da questa questione, allora ti cominci a chiedere come mai. Cioè, io con Anna ho fatto le scommesse, dice no, secondo me lei è stata adottata, perché non è possibile riuscire ad entrare così bene nei sentimenti delle persone e esprimere così bene quello che loro provano, così come ha fatto Sara, senza aver vissuto in prima persona. Ecco, questo è il vero talento di uno scrittore, saper immaginare ed esprimere emozioni che non ha vissuto, perché le emozioni che si sono vissute, diciamo la verità, insomma, basta saper scrivere un po' e tutti le possiamo mettere su carta. Io volevo leggere un piccolo pezzetto e poi volevo passare subito a fare una domanda. Speriamo che lo trovo, che qua tra spillette, orecchiette, eccetera, un macello. Domande, io volevo leggere. Posso intanto ringraziare? Sì. No, nel senso che sentire queste parole ovviamente dà senso a tutto il lavoro che ho fatto. Io ci ho messo 4-5 anni a elaborare questa storia, a scriverla, a costruirla, e anche, voglio dire, con molta umiltà, proprio perché non mi riguarda, no, la vicina. Tra l'altro è la prima volta che scrivo una cosa che non è autobiografica, perché i primi romanzi, i primi poi gli esordi, sono più storie di formazione, ci metti molto di te, e non c'è niente di mio nella storia, ma come dire, c'è tutto poi alla fine, no? Tutta una cosa di sentimenti, di emozioni, la densità emotiva, come dire, è la mia, ma mi sono presa la responsabilità di raccontare la storia di qualcun altro. E tra l'altro è stato anche un po' un limite, no? Da un punto di vista di mercato, quando presentavo il libro mi faceva, ma tu sei stata adottata? No. Allora no, va bene, no, perché funzionano i memoir. Ho capito, io sono scrittrice, cioè non è che posso scrivere sempre solo i dati miei, cioè mi sono appassionata a questa cosa. Quindi, e poi appunto vi ho contattato Anna Recchia e il comitato, perché appunto volevo una supervisione, volevo essere sicura di aver scritto le parole giuste. E per esempio Emilia mi ha detto, sei attenta a pagina, c'è scritto curiosità, non è una curiosità, carità, io cercando un sinonimo, non pensavo di offendere nessuno. E quindi, insomma, poi la nostra sinergia, la nostra amicizia nasce così, perché io dopo che ho scritto 200 pagine dico, ma adesso io, ma come mi permetto di pubblicarle? Prima che qualcuno mi dica, ok, hai rispettato un po' tutti i sentimenti. Poi insomma c'è anche la madre adottiva, no? C'è quindi anche il punto di vista della famiglia, che per cui, ecco, nasce da lì questo incontro, no? Sì, ma mi fa veramente, mi riempie il cuore queste tue parole, veramente grazie. No, sono molto sincere, veramente credimi, a volte ho l'imbarazzo di scegliere un libro fra tanti libri contemporanei, allora mi rifugio nei classici perché dico, così là vado sul sicuro. E questo è uno dei pochi libri, insieme a quello che ha vinto il premio Strega, quello di Dario, no,
quello della come Daria, come Daria, che insomma in quest'anno mi ha veramente colpito. Allora, a 16 anni, quando scopre di essere stata adottata, e la rabbia travolge tutto e tutti, porta via il senso di ogni cosa. Presenze, assenze, ricordi, amori, come un'alluvione che trascina una città intera. Maurizio non è mai stato suo padre. E Carla, allora, chi è? Tutta la sua vita le sembra una farsa. Prende quel diario e lo scaraventa contro il muro. Poi inizia a farsi male sul serio. Ecco, a questo punto io ti devo chiedere, dici il segreto, perché non è possibile che tu, cioè, che non hai ancora vissuto, che, ragazzi, sì, non no, no, è infatti, cioè, è proprio nostre, così, è proprio così, è proprio, così. Cioè, se io avessi dovuto dire, l'avrei potuto chiamare tsunami invece che alluvione, insomma, però eravamo è là. Stato così, il concetto è quello. Tutta la sua vita sembra una farsa. Guardate che per chi non ha passato questo, secondo me si potrebbe anche chiedere, ma che c'entra? Perché è una farsa? Invece tutta la nostra vita in quel momento ci è sembrata una farsa. E vedo che tutte le persone adottate come me hanno, insomma, convengono su questo. Come hai fatto? Spiega. Diciamo, io ero abbastanza ossessionata dal tema dell'assenza e mi chiedevo, voglio scrivere un libro sull'assenza e su come qualcuno che non c'è ci condiziona delle volte la vita, le scelte, più di qualcuno che c'è tutti i giorni, anche banalmente se parliamo d'amore, cioè l'amore che abbiamo perduto, il fidanzato che ci ha lasciato, diventa quasi più importante il fantasma idealizzato rispetto a uno che magari sta lì tutti i giorni e ti sopporta. Quindi dal, diciamo, il tema dell'assenza, ho pensato qual è l'assenza per eccellenza, cioè quella più inaccettabile, più contro natura, l'assenza proprio cosa è incarnata, l'assenza della madre, no? Cioè la madre terra, poi... E quindi ho detto, devo scrivere una storia così in cui non c'è la madre. E nel frattempo io, lavorando per la televisione, ho lavorato per 3 anni nella redazione di un programma televisivo che si chiamava Così lontani, così vicini, che qualcuno di voi probabilmente conosce, e, in cui aiutavamo le persone che si rivolgevano a noi a ritrovare i loro legami di sangue, qualcuno legato a loro. E ovviamente era un'opportunità per chi la voleva accettare, perché c'era una redazione sempre aperta tutto l'anno con 30 persone che lavoravano e facevamo un po' un'attività investigativa, comunque una persona da sola non è in grado di mettere in piedi. E però ecco, su 100 storie riuscivi a trovare una. E però io ne ho ascoltate tante, perché appunto dopo ci parlavo al telefono, raccoglievo le cose e di molte mi sono cominciata ad appassionare proprio al tema e ho scoperto che la legge impediva di fatto a chi voleva risalire le sue origini di poterlo fare. E tra tutte queste storie mi sono imbattuta in una di una ragazza più o meno della mia età, che tra l'altro così casualmente mi somiglia pure. E lei le avevo detto se voleva partecipare e lei mi ha detto no. No, proprio no, non esiste, io non lo voglio sapere. No, però poi tramite i social, Facebook, un po' la stessa età, un po' una serie di cose, poi siamo diventate amiche. E ci siamo viste una volta sola a Roma e lei sarà molto carina, mi ha raccontato tutta la storia, siamo amiche ancora dopo 6-10 anni, siamo amiche ancora, abbiamo avuto i figli più o meno nello stesso periodo. E lei mi ha raccontato la sua storia, quindi molto, diciamo, molto di Teresa, della mia protagonista, e anche frutto, diciamo, di questa generosità, di questo dono che mi ha fatto questa ragazza di dire io non voglio partecipare alla trasmissione televisiva, per carità, non voglio sapere niente, per carità, però mi fa piacere raccontarti la mia storia. E quindi da lì ho detto ok, questa è la strada che devo trovare per parlare dell'assenza, e il libro infatti è un caleidoscopio delle assenze. E non è solo quella della madre, poi ci sono tante altre, cioè, tutte le forme dell'assenza possibile le abbiamo esplorate qui con i tormenti di Teresa.
Infatti adesso vorrei leggere un altro pezzo, che farò l'ultima domanda, che riguarda invece l'assenza e la presenza in qualche modo nell'amore. Un pezzo che mi è piaciuto molto, sono romantica. Sono belli gli amori giovani, sono belli gli amori già finiti perché durano per sempre. Ritornano davanti ai tramonti, restano su strade già battute, continuano a baciarsi nelle macchine, sulle panchine e sui muretti. Sono rimasti insieme in un universo parallelo, dove vivono seguendo un ciclo inesorabile e continuo, la stessa storia che comincia, finisce e ricomincia ancora. Sono belli gli amori giovani perché si nascondono nelle fotografie, nei letti, nelle case e negli alberghi sul mare. Quei due ragazzi lì, li vedi? Quei due ragazzi sulla spiaggia? Loro avranno 30 anni per sempre. Perché non lo sanno, ma si lasceranno a settembre, quando l'estate sarà finita. E allora sì che potranno stare tranquilli. Nessuno li avrà feriti. No. Scusate, a loro non potrà mai succedere niente. Insomma, una romantica di fronte a una cosa del genere. C'è una presenza continua dell'amore nutrita dall'assenza, esatto, e soltanto dall'assenza. Esatto, l'assenza che diventa però anche fonte, diciamo, di idealizzazione, no? Perché noi questo vuoto in qualche modo lo dobbiamo riempire. E quindi io con la mia protagonista mi sono chiesto, ok, che ci fa con questo vuoto? Cioè, ci cade dentro, viene risucchiata e finisce travolta, no, da questa voragine, oppure impara a riempirlo da sé, che è quello che poi dobbiamo fare noi quando ci capitano queste tante cose diverse, cioè imparare a riempirci da soli. E quindi appunto Teresa, come dire, con la sua ferita, col suo vuoto, ci fa qualcosa. E la scrittura, quindi il romanzo nel romanzo, la scrittura diventa un po' una terapia. Anche tu dicevi, noi spesso scriviamo perché abbiamo bisogno di mettere... La scrittura è catartica, è terapeutica. E Teresa fa questo. In qualche modo si sente anche fortunata perché dice, ok, io non so da dove vengo, quindi potrei essere chiunque. Questa cosa la vede, la riesce un po' a capovolgere, a farla diventare anche un valore, una sua specificità. Infatti, a proposito di questo, mi ero segnata come nota, ecco, una prospettiva diversa che ci offre, che, sulla quale magari non abbiamo mai riflettuto. E niente, io non voglio rubare altro tempo, ci ha detto già tante cose, il libro è veramente molto bello, lo conserverò sempre con grande affetto. Sì. E consiglio naturalmente di leggerlo a tutti perché merita. È uno di quei libri che poi non ce la fai a staccarti, ecco, il classico libro che devi arrivare alla fine, non ce la fai. Ora però sul discorso del... aspetta, volevo dire qualche altra cosa, perché... volevo solo chiudere dicendo che sono contenta, come dire, che questo libro in qualche modo porti avanti questa battaglia. Perché secondo me è importante che questa vostra battaglia diventi un po' la battaglia di tutti. Io non sono stata adottata, ma quando ho scoperto l'esistenza di questa legge, ho cominciato a conoscere le vostre storie, storie simili alle vostre, l'ho sentita anche una battaglia mia. Oggi è la giornata dedicata alle donne, no? Esatto. È una violenza fatta alle donne una legge così ferma agli anni Ottanta, perché anche... è vero che dal punto di vista del figlio che viene adottato deve essere un diritto quello di poter risalire alle proprie origini, però anche io credo anche dal punto di vista di una madre che magari non ha una posizione antiabortista o che non vuole, cioè vuole comunque mettere al mondo questo bambino ma lasciarlo in mani più sicure per ragioni che qui nessuno può neanche immaginare. Delle volte sono delle storie proprio, cioè, in cui non si può, cioè, nessuno può giudicare, come dire, le scelte delle donne, però devono essere tutelate. Perché infatti, ma lo dice anche la Corte Costituzionale. Esatto, a un certo punto. Quindi secondo me deve diventare una battaglia delle donne e dei bambini, perché quello che riguarda le donne e i bambini ci riguarda tutti, al di là del colore politico, della questione specifica, come dire, è una battaglia civile. Certo, è un diritto umano.
previsto dalla Costituzione, previsto più volte dalla Corte di Cassazione e non previsto dal nostro Parlamento. Onorevole, si fa così. Cerchiamo di cambiare le cose. Allora, adesso Anna ci spiegherà nello specifico gli aspetti tecnici di questa legge che non riesce a vedere la luce. Allora, grazie. Buonasera a tutti, ringrazio la libreria per l'ospitalità che ci ha fornito, ringraziamo Sara, ringraziamo l'onorevole Zinzi per essere qui con noi un sabato sera e per darci sostegno proprio su una battaglia che ormai da 15 anni portiamo avanti e che ci auguriamo possa vedere la luce nel più breve tempo possibile. Io, come avete già accennato precedentemente, sia Emilia sia Sara, ritengo che la giornata di oggi, che è capitata in maniera del tutto casuale come appuntamento in questa libreria, cada proprio a pennello anche per questo nostro discorso. Perché quando la Corte Costituzionale nel 2013, quindi parliamo di 10 anni fa, ha ritenuto incostituzionale quell'articolo che vieta la conoscenza delle origini, specifica nella parte in cui, quindi è incostituzionale, nella parte in cui non permette alla donna, alla madre, di potersi riesprimere. E allora, quale violenza più grande può essere fatta su una donna che a distanza di anni da un parto avvenuto in condizioni sicuramente problematiche e in cui ha dovuto prendere una decisione straziante per la propria vita e per quella del nascituro. Quindi quale occasione migliore adesso, oggi, è darle la possibilità di potersi riesprimere? Non è violenza quella di non darle la possibilità di riesprimersi? Non è violenza quella a cui è stata sottoposta essa stessa quando per dover prendere quelle decisioni così estreme era stata a sua volta nel 99% dei casi, se non 100, abbandonata da un uomo? E allora, coniugando proprio la bellezza del romanzo di Sara, la nostra battaglia, la giornata europea contro la violenza sulle donne, cerchiamo di portare avanti questo discorso con una sinergia a questo punto che si arricchisce di una linfa. Prendiamo, voglio davvero prendere come buon auspicio il romanzo di Sara, perché veramente da linfa, da bere alla nostra stanchezza, perché da 15 anni il nostro comitato che si batte e che purtroppo vede sempre di più arretrare la politica di fronte a questa questione, e ovviamente ci mette in condizioni a un certo punto anche di dire basta, siamo quasi stanchi, non riusciamo più a portare avanti questa necessità di lottare per noi e per tutti gli altri. E allora, dal punto di vista politico, ci auguriamo che in questa legislatura, dopo, questa è la quarta legislatura, quindi dopo ben 3 legislature, iniziate nel 2008 con il nostro comitato che si è fatto proponente di questo diritto presso il Parlamento, ed è iniziato proprio con il papà dell'onorevole Giampiero Zinzi, quindi con l'allora deputato Domenico Zinzi, che ha redatto il primo disegno di legge, l'ha presentato alla Camera dei Deputati, in tempi forse sicuramente non maturi. Nel 2008 non era stata ancora scritta la sentenza della Corte Costituzionale. Speriamo che oggi, con queste nuove passioni politiche, perché dobbiamo dare merito all'onorevole Zinzi del grande lavoro che ha fatto. Io qui davanti a me ho il suo disegno di legge. Allora, l'onorevole non si è limitato ad essere il firmatario di un gruppo politico di questo disegno di legge. No, lui è andato quasi questuando, diciamolo chiaramente, dopo il quasi, ok, le firme e quindi la sottoscrizione di ben altri 38 deputati di tutti gli schieramenti politici. Quindi abbiamo le sottoscrizioni dei deputati
di Fratelli d'Italia, Lega come primo firmatario, Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, Moderati, 5 Stelle, Azione, l'ho detto tutti, più o meno. Italia Viva. Quindi tutti i partiti presenti in Parlamento. Allora, se ogni partito politico ha un proprio rappresentante che ha sottoscritto questa legge, non capiamo il motivo per cui questa legge adesso non debba essere approvata in tempi brevi e all'unanimità. Come sempre lo stop in Commissione di Giustizia. Commissione di Giustizia, noi ci siamo adoperati come comitato, abbiamo già più volte scritto sia al Presidente della Commissione di Giustizia, sia a tutti i 31 componenti della Commissione, e qualcuno ci ha risposto, qualcuno dice rivolgetevi ai firmatari della stessa legge. Sta di fatto che l'iter purtroppo ancora non vede l'avvio in commissione. I tempi richiesti sono sempre notevoli. Non ci culliamo sul fatto che mancano ancora 4 anni, no, di questa legislatura, è passato solo 1 anno, però sappiamo benissimo, perché ci siamo capitati già nel 2015, quando siamo arrivati all'approvazione alla Camera dell'allora disegno di legge, senza che poi avere il tempo in 5 anni di riuscire a vederlo approvato anche al Senato. Allora, quindi, nonostante i tempi appunto sembrano lunghissimi, sappiamo perfettamente che tutto l'iter, a partire dall'approvazione di un testo base, dall'emendazione da parte di ogni politico, e dall'approvazione in aula, dal passaggio all'altra Camera del Senato, insomma, richiede davvero tempi notevoli. Allora, io cedo la parola molto volentieri all'onorevole Zinzi, che davvero stasera ci ha fatto un grande regalo a stare qui con noi, e gli auguriamo di poter sollecitare e insomma, di portare alla luce questo impegno che almeno personalmente ci ha promesso. Poi vediamo, insomma, nonostante tutti gli intoppi che sicuramente si troveranno lungo la strada, vedremo un po' dove riusciremo ad arrivare. Grazie. Dunque, intanto vi ringrazio perché insomma, questo momento in questo spazio così silenzioso ci consente anche di fare delle riflessioni come difficilmente capita. Dico silenzioso anche perché sarà la partita, ma non mi sta chiamando nessuno, e questo è già un fatto nuovo. Allora, intanto complimenti Sara per la tua opera, e soprattutto grazie per averla collegata ad una vicenda che ha una ricaduta importante nella realtà. È capitato anche con qualche film di recente. Io però sono qui più che per raccontare il contenuto della proposta di legge, perché lo conoscete già e perché ha un obiettivo finale dichiarato. Intanto per ringraziare Anna, perché se non ci fosse stata lei, questa proposta di legge non sarebbe oggi depositata alla Camera. Vi spiego perché. Perché non sempre è semplice riuscire a trasferire agli altri una vicenda di una natura così specifica, ma anche così dolorosa. E Anna lo ha fatto con me, io sono diventato un portatore sano del vostro messaggio e del suo messaggio. Quando ho provato a raccogliere le firme di tutti i colleghi, e l'ho fatto con un intento ben specifico, perché si presentano tanti disegni di legge con un solo firmatario o con pochi firmatari, spesso dello stesso gruppo politico, perché è la cosa più semplice e rapida da fare. Io stesso ho presentato delle proposte di legge come unico firmatario o coinvolgendo solo i miei colleghi del mio gruppo politico, perché era il modo più rapido per depositarlo. In questo caso abbiamo scelto una strategia diversa, vale a dire provare in una fase preliminare a coinvolgere tutte le forze politiche, perché eravamo coscienti, Anna più di me, delle difficoltà di calendarizzazione,
effettivamente è un anno che questa proposta di legge è in Commissione Giustizia. Le difficoltà non sono dovute al contenuto, sono dovute al fatto che in un'attività parlamentare così intensa, dovuta in molti casi alla decretazione d'urgenza, dovuta anche alla mole numerosissima di proposte di legge, arriverà anche il turno di questa proposta. Ma io volevo che ci arrivasse non soltanto con la mia firma, ma con la condivisione più ampia possibile in Parlamento. E la prima persona a cui ho chiesto di sottoscrivere questa proposta è la collega Matone, che molti di voi conosceranno, sì, perché è spesso in TV, sì, è stata giudice del Tribunale dei Minori, ed essendo altamente competente sulla materia, io volevo che lei fosse la seconda firmataria del provvedimento e che fosse consapevole della battaglia che saremmo andati a fare. E allora abbiamo il conforto della sua firma e poi quella di tutte le forze politiche. In molti casi la firma corrisponde ad una volontà della forza politica e del partito, in altri casi c'è una singola firma perché c'è un pezzo di Parlamento che probabilmente ha un orientamento diverso, ma siamo riusciti a strappare la firma anche di qualcuno che in quel gruppo ha avuto una sensibilità diversa. Di solito si dice che i politici fanno promesse e io vengo indotto a fare delle promesse che non farò, perché il tema è così serio ed importante anche per me, e mi avete dato il privilegio di trattarlo, di portarlo in Parlamento, che l'unica promessa che io posso fare è quella dell'impegno e della determinazione, che peraltro è quella che mi sta guidando anche in queste settimane, provando a spingere affinché si discuta di questa proposta di legge. Voi però potete aiutarci, perché sapete, la politica spesso è sensibile rispetto alle spinte mediatiche, d'accordo? Può sembrare paradossale, ma dal momento che sul piano procedurale noi abbiamo fatto tutto quello che si doveva, e oggi io all'interno del Parlamento sono un vostro grimaldello affinché si arrivi a discutere la proposta, io quello che ripeto spesso ad Anna è: fate rumore. Per questo sono molto contento che Sara abbia scritto questo libro, che ci sia chi racconta storie come le vostre, ma soprattutto è importante che da oggi in avanti, in maniera coordinata, tutti noi alziamo la voce e alziamo anche il livello del baccano, perché che mediaticamente si parli non tanto della proposta di legge, ma della necessità di intervenire e che il legislatore nazionale intervenga su una vicenda che è diventata un buco nero nella legislazione nazionale, io ritengo sia una priorità e dobbiamo coordinarci in questo senso e remare tutti nella stessa direzione. Per cui la mia promessa è di continuare a farlo, aiutandovi e aiutandoci a farlo diventare un caso nazionale, perché il legislatore molto spesso trascura delle vere e proprie priorità che la norma si deve dare, perché il Parlamento non è soltanto unidirezionale, cioè non si occupa soltanto di un argomento o di una materia. E allora su questo conta moltissimo l'impegno dei parlamentari che hanno depositato la proposta di legge, ma anche il pressing della società rispetto ad un tema, e su questo ci dovete dare una mano. Per cui il percorso che noi abbiamo fatto è un percorso molto serio, perché ciascun collega, non trattandosi di una proposta di legge banale, ha approfondito l'argomento. Questo è un impegno lontano, lo diceva Anna, che ha il merito di aver investito parlamentari di 4 legislature. È un caso che tra questi parlamentari la prima volta il disegno di legge sia stato presentato da mio padre, perché non era scritto nella pietra che avremmo fatto entrambi i parlamentari, ma è un segno che Anna sia amica di entrambi e che abbia sensibilizzato entrambi su questa battaglia, che oggi è diventata una battaglia più grande, perché non è soltanto la battaglia
di un'associazione e di un parlamentare come nel 2008, ma è diventata la battaglia di una comunità di cui io sento di far parte, perché ho compreso e anche io mi sono rivisto nei passaggi letti rispetto ad una vicenda che non ho vissuto, perché io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia che mi ha dato tutto, una famiglia molto unita, ma al sol pensiero di vivere una vicenda come quella raccontata nel libro e che molte persone hanno vissuto, anche io mi sarei sentito smarrito. E allora questa proposta di legge io credo sia la risposta non soltanto ai dubbi, ma anche ad un obiettivo che noi tutti ci dobbiamo dare, e allora dobbiamo remare tutti nella stessa direzione e continuare a fare nostra questa battaglia come voi tutte ed Anna state facendo in questi anni. Per cui sono io a dovervi ringraziare e teniamo duro, perché io sono fiducioso sul risultato che potremo ottenere. Volevo soltanto precisare una cosa, anche senza entrare nel contenuto giustamente del disegno di legge, però volevo precisare, poiché ci potrebbero ascoltare naturalmente anche molti genitori adottivi, che la proposta di legge prevede che sia il figlio ed esclusivamente il figlio a decidere quando e se vuole conoscere l'identità della madre, e quindi fare una richiesta in questo senso, che poi, se viene accettata dalla madre, solo se viene accettata, darà luogo a questa conoscenza. Quindi, diciamo, pur rispettando ovviamente quelli che possono essere i sentimenti materni, anche di chi purtroppo ha avuto una sventura e non ha potuto fare diversamente, però ecco, tranquillizzerei tutti i genitori adottivi innanzitutto sul fatto che la ricerca non ha niente a che vedere con l'affetto per la famiglia adottiva, come ben dice anche Sara, ma anche sul fatto che la legge prevede che siano i figli a fare richiesta. No, infatti no, dicevo anche nel romanzo Carla, che è la madre di Teresa, la madre adottiva, è la madre amatissima, sì, e odiatissima nel momento in cui scopre, ma come dire, ma tutte le madri, no? L'adolescenza, i conflitti, la balata delle figlie, perché Teresa ha tante figlie, cioè questo rapporto con la madre è complicato, come è complicato il rapporto di qualsiasi giovane donna con la sua mamma, e quindi Carla mi incarna la madre al 100%, e sono un personaggio molto bello da costruire, da indagare, proprio per bilanciare le cose, per quello è il plurale figlie, perché lei ha tante figlie diverse. Grazie. Okay. Allora, c'è qualcuno nel pubblico che vuole porre qualche domanda, noi siamo qui insieme all'onorevole, insieme a Sara. Io una domanda ce l'avrei, non so come funziona la legge in questo caso, ma per chi non c'è più, perché è finito, ma voleva conoscere le proprie origini, è possibile per chi rimane di proseguire? Ottima domanda. Allora, secondo quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha aperto un po' il varco, no, ai figli adottivi a poter iniziare questa ricerca, a poter procedere secondo i dettami, insomma, di questa sentenza, questo caso specifico non è contemplato. Poiché al nostro comitato giungono tantissime lettere di persone, quindi di figli, di persone che non ci sono più, quindi di nipoti della madre biologica, abbiamo ben pensato, raccogliendo questa specificità e tante altre richieste che giungono continuamente al nostro comitato, abbiamo ben pensato, insieme all'onorevole e a tutti i firmatari del disegno di legge, di inserirli nel testo del disegno di legge. Quindi questo testo contempla in una maniera
più garantita possibile l'accesso ai discendenti, quindi ciò che al momento attualmente non è possibile, quindi attualmente i discendenti devono attendere i famosi 100 anni. Mentre invece 100 anni di chi? Dal parto, dalla nascita del loro genitore. Quindi cioè una persona a 100 anni può e quindi anche i discendenti. Invece con l'approvazione di questa modifica, che quindi è una modifica dell'articolo 28, andremo a contemplare anche il diritto per i discendenti, nonché altri diritti che poi di volta in volta insomma, noi abbiamo analizzato e abbiamo ritenuto di dover inserire nel testo, perché è molto molto richiesto. Ci sono tante criticità attualmente non contemplate dai 29 tribunali, perché non possono contemplarli in quanto non inseriti nella sentenza della Corte Costituzionale, che invece sono tutti inseriti in questo disegno di legge, e quindi un testo completo che davvero potrebbe soddisfare qualsiasi tipo di richiesta in merito. Scusa, posso fare una domanda anch'io? Secondo questo progetto di legge, a che età il figlio adottivo potrebbe iniziare il percorso legalmente una volta riconosciuto? A 18, la maggiorità. Sì. Attualmente la Corte Costituzionale è 20. E voi non pensate che a 18 anni sia troppo presto? Allora, i ragazzi di 18 anni di oggi non sono i 18 anni di 30 anni fa. Sono ancora un po' immaturi. Noi sposiamo il suo pensiero, perché in realtà con Emilia, quando abbiamo studiato i primi testi insomma, da dover sottoporre ai nostri parlamentari, parlavamo addirittura di 40 anni, parliamo di 15 anni fa, quando noi stessi eravamo ancora molto turbati, no? dalle nostre scoperte, quindi parlavamo addirittura di 40 anni. Ricordo c'era un disegno di legge dell'allora senatore Sato che contemplava addirittura 40 anni. 40 anni però senza l'interpello della madre, quindi c'era quest'altro tipo di modalità. Dopodiché richiedemmo come età i 25, quindi richiedemmo l'accesso ai 25 anni anche per equiparare i figli non riconosciuti ai figli riconosciuti, che attualmente devono compiere 25 anni, riconosciuti e poi adottati, quindi che attualmente devono compiere i 25 anni. Quindi noi per equiparare insomma, nella stessa categoria diciamo, questo diritto alle origini, sia per i riconosciuti che per i non riconosciuti, avevamo richiesto 25 anni. Quando nel 2015 fu approvato l'allora disegno di legge, alcuni parlamentari vollero abbassare a 18 anni, quindi si parlò di 18 anni. Ovviamente il disegno fu approvato solo alla Camera, non passò al Senato, quindi tutto è stato resettato, abbiamo ricominciato da capo. La Corte Costituzionale attualmente dice 25, però noi rifacendoci poi a quell'approvazione della Camera che sicuramente sarà richiesto anche oggi, quindi se poi dovessimo partire da 25 sicuramente molti politici parleranno di 18 e quindi il testo è partito direttamente con i 18 anni. È ovvio, anche noi quando ci scrivono molti giovani cerchiamo di comprenderne anche tutte le sfaccettature per quel che possiamo ovviamente, insomma, cerchiamo anche di capire davvero dove arrivano le loro reali necessità. Quindi cerchiamo di dare un supporto anche psicologico, umano a questi giovani che ci scrivono e consigliamo soprattutto di essere affiancati nella loro ricerca dei genitori adottivi, perché penso che questa ricerca fatta insieme ai propri genitori adottivi acquisisce ancora più senso. Però ci tengo a sottolineare, almeno un'esperienza personale, che molto spesso i figli a quell'età sono in una fase di conflittualità, per cui ritengono di dover fare una cosa non con te, ma da solo. Sì. Questo ci sta, e soltanto dopo una decina d'anni cominciano ad affiancarsi al genitore. Sì. Quindi secondo me, posso dire la mia, è una propria esperienza, io penso che, scusatemelo se lo dico, è un piccolo difetto della legge, cioè 18 anni è troppo poco. Però in ogni caso il ragazzo che chiede, che presenta istanza al tribunale, in ogni caso è ascoltato in un colloquio dal giudice onorario.
giudici onorari prevalentemente sono psicologi, quindi loro diciamo sono seguiti, seppur diciamo non in maniera insomma, molto approfondita, però sono, sono interrogati tra virgolette, no? Insomma, tutelati ecco, dal, diciamo, da questo colloquio conoscitivo con il giudice onorario, e quindi laddove dovessero palesarsi insomma, delle situazioni che insomma, potrebbero insospettire o potrebbero andare al di là diciamo, di quelle che sono delle richieste solite, ovviamente il giudice è anche autorizzato a bloccare la ricerca, quindi diciamo un minimo di tutela ce l'abbiamo, poi certo resta tutto affidato al buon senso di chi chiede, al buon senso di chi ci ascolta, e non possiamo poi mettere dei paletti, purtroppo 18 è la maggiore età per tutto, si vota, si guida, si fanno scelte, ed è stato questo poi il motivo che ha indotto tanti parlamentari ad abbassare l'età. Comunque la sua considerazione è corretta, nel senso, tanto ci sentiamo tutti anche senza microfono, no? La sua considerazione è corretta nella misura in cui è la considerazione di una madre che ha la sensibilità di conoscere anche l'approccio dei più giovani, quindi è assolutamente giusto. Tenga conto che una proposta di legge al momento dell'esame attraversa un iter fatto di audizioni, fatto di confronto e di condivisione, per cui il testo in questa versione di partenza non poteva che prevedere il 18° anno di età, perché come ha ben spiegato Anna ha un criterio che riguarda la norma, a 18 anni si è abili per tutto nel nostro paese. Dopodiché però, se come noi speriamo la proposta andrà in discussione, ci saranno tanti passaggi che consentiranno di fare ulteriori riflessioni e di emendare il testo migliorandolo, e questo è uno spunto assolutamente giusto ed interessante, e per questo la ringraziamo. No, anche perché io penso che moltissime diciamo, madri biologiche abbiano avuto situazioni abbastanza importanti, qualche volta terribili, e che quindi nel momento in cui il giovane che si avvicina a questa scoperta si approccia, potrebbe anche avere, non so, un'identificazione, che comunque è una situazione di un poco di crisi fortissima. Ecco, consideriamo che i nostri giovani hanno le crisi fortissime anche nelle famiglie più tradizionali, ci vuole. La cronaca ci dice cose strane, sì, molto strane. Quindi perciò lo dico. Restano comunque pochissimi i giovani che fanno richiesta, diciamo che l'età media è intorno ai 50 anni. Quindi Io posso dire che mia figlia ha telefonato alla trasmissione della scrittrice. Io penso che l'ha proprio mandato il messaggio, però io poi non ho, perché mi sono molto spaventata io, e poi sono stata zitta, non ho chiesto niente, non ho neanche chiesto niente. Ho semplicemente visto le trasmissioni. La figlia di Anne era impossibile anche per noi. Era impossibile, si poteva arrivare proprio delle, cioè, avevamo tantissimi ganci, la televisione arriva un po' ovunque, però in certe cose no. E poi anche noi autori televisivi, diciamo, prendevamo persone da un tot di età in su, cioè la ragazza di 18 anni non ce l'abbiamo mai avuta, mi sento di dire mai, adesso non è che mi ricordo, 3 anni di e quando erano molto giovani comunque noi passavamo sempre dai genitori adottivi. Cioè la famiglia doveva essere d'accordo, non l'abbiamo mai fatto, anche perché poi la trasmissione prevedeva pure le interviste a insomma parenti, familiari, amici, quindi no, ma 18 anni non abbiamo mai, anche se cercavano fratelli che magari per noi sarebbe stato più semplice, proprio li scartavamo, c'è anche un'etica professionale insomma. Io volevo chiedere una cosa. Volevo chiedere. Sì, scusami.
No, volevo chiedere, rispetto, diciamo così, alle madri biologiche che vogliono comunque mantenere il loro anonimato, no? Vogliono, insomma, lasciar cadere la cosa, insomma, non rivelarsi ai figli. Il disegno di legge come, insomma, come le cautela queste donne? Questa nuova proposta di legge, se sono in casa. Nel disegno di legge è previsto che dopo la richiesta, l'istanza fatta dal figlio, il tribunale faccia una ricerca per trovare la madre e nella maniera assolutamente più rispettosa della privacy della donna, quindi anche, diciamo, chiamandola in tribunale, però in un certo modo, sì, certamente non mandando carabinieri a casa, cioè in un modo il più delicato, il più privato possibile, chiede alla donna se è disponibile a dare queste sue generalità. Se la donna dice di no, allora non si può fare niente, perché la donna comunque ha partorito in anonimato e all'epoca le è stato garantito l'anonimato, e quindi non sarebbe giusto adesso toglierlo. Però è molto giusto chiederlo, perché appunto ci sono mamme che magari hanno pianto tutta una vita, oppure si sono sentite in colpa, insomma, comunque, ecco, anche per loro questa richiesta che parte, ripeto, dal figlio, però anche a loro potrebbe giungere come una buona nuova, una, diciamo, perché possono magari, ecco, superare anche il loro stato. Che magari il desiderio ce l'avrebbero pure loro, diciamo. Sì, magari ce l'hanno incontro. Sì. Poi invece sì, ci sono dei casi nei quali, per esempio, la donna si è rifatta una famiglia alla quale non ha detto niente, e magari per questo problema o per altri, per paura, a volte anche per paura della reazione di un figlio, possono essere tanti motivi. Ovviamente anche qui dipende e poi sempre dal supporto dato da un'equipe di psicologi che, insomma, dovrebbero farla questa cosa, perché come il figlio così anche la mamma ha diritto a essere seguita, a essere consigliata prima di prendere una decisione. Infatti l'interpello dovrebbe essere fatto da persone specializzate, formate, e in modo da tutelare completamente la donna che viene interpellata, in modo da dare la possibilità di potersi esprimere realmente in tutti quelli che sono i suoi sentimenti, le sue paure, la sua rabbia. E solo in questo modo si potrebbe riuscire ad ottenere una risposta garantita da parte della madre, altrimenti più delle volte potrebbe essere appunto chiusa dietro a quel timore, dietro a quella paura, quindi non essere reale. Poi avevo una domanda per vostra esperienza: quante invece madri ritornano per cercare i figli a distanza magari di un po' di anni, ecco, magari quando sanno che il figlio è diventato maggiorenne? Il problema è che le madri non possono cercare. Ah, ecco, quindi ci scrivono molte madri, però noi non possiamo. E nel disegno di legge questo tipo di non è contemporaneo, no, perché okay. È la Corte Costituzionale che non lo prevede. Quindi il disegno segue comunque le direttive della Corte Costituzionale. Okay, però questo mi chiarisce il perché. Perché è una cosa che non riuscivo a capire, nel momento in cui c'è la richiesta del figlio, sì, come diceva prima la signora Emilia, si chiede alla madre e la madre appunto può dire di sì, può dire di no, però in qualche modo va incontro anche a un desiderio della madre che quindi legalmente non può fare più niente una volta che ha abbandonato il figlio. No, spontaneamente se non incrocia la richiesta del figlio no. Una cosa potrebbe... E non è tanto umano anche questo, perché le condizioni di vita cambiano. Infatti una cosa si potrebbe fare, infatti è molto opportuna la tua domanda,
si potrebbe fare che una donna che ha desiderio di rivedere il figlio va semplicemente nel tribunale, poi dovrà decidere o di nascita, di residenza, ovviamente sarebbe meglio quello di nascita, perché sennò il figlio poi non esatto. potrà mai sapere sì, infatti, quale disegno di legge. Ecco, la madre va e dichiara la sua volontà nel caso che venisse cercata dal figlio. Okay. Questo avviene in tante nazioni europee. Così quando il figlio va a cercare... Già trova il riferimento. Sì. Sarebbe il minimo, diciamo. E una domanda. Attualmente invece dai 70 anni si può procedere alla ricerca? No. Allora, assolutamente no. Allora, qui c'è una grande confusione perché... la legge che prevede che alcuni documenti si possano vedere a 70 anni è una legge che in questo momento purtroppo non ricordo, però credo che riguardi il codice della privacy, no, beni sì, sì, riguarda i beni archivistici e vale per molti documenti dove dai quali potrebbero trasparire delle vicende private. Per esempio, vi faccio un esempio. Molti di noi che ai nostri tempi siamo andati in baliatico, perché venivamo adattati alle balie in quanto non esisteva ancora il latte in polvere, eccetera, abbiamo chiesto, e questo è anche un po', insomma, un po' risibile, sinceramente, abbiamo chiesto di poter conoscere il nome della balia, non posso sapere quello di mia mamma, almeno la balia per andarla a ringraziare del latte che mi ha dato. Non ce l'hanno voluto dare perché hanno detto che rientra nei documenti che si possono vedere dopo 70 anni, perché è un fatto privato, cioè la balia che poi veniva pure pagata, quindi era a tutti gli effetti una dipendente in quel momento dell'istituto, era un fatto privato il fatto che lei allattasse. Allora, una serie di documenti non si possono vedere, però dopo 70 anni molte persone vanno nell'istituto dove sono cresciuti, per esempio qui a Napoli alla Annunziata, e alcuni documenti li possono vedere. Per esempio possono avere accesso ad una busta, se la busta c'è. Questa famosa busta è una busta che in molti casi, ma non in tutti, veniva data all'istituto dall'ostetrica oppure dall'ospedale dove era avvenuto il parto. E in questa busta non ufficiale, questa è la differenza, e questa busta non è ufficiale, quindi dentro ci può stare scritto nome, cognome, data di nascita della madre, però ci può anche essere scritto Maria Esposito, che significa quasi niente. Quindi tante persone vanno con questa speranza, aprire la busta, aspettano il giorno del 70esimo, vanno lì e poi magari insomma o trovano. Io tramite i consigli della signora Anna abbiamo fatto l'iter per la storia di mia madre, però lei così è riuscita a sapere che è stata riconosciuta, c'era un atto fatto dal notaio per cui lei è riuscita ad avere nome e cognome. E adesso dobbiamo procedere per cercarla, anche se sarà probabilmente finita, perché se mamma ha 70 anni, insomma, questa persona... Però sì, non riuscivo, siccome è successo qualche anno fa, sì. Non riuscivo più a capire perché mamma avevamo fatto questa procedura, e adesso ero qui per mio marito che è mancato, però aveva questo desiderio. In questo caso non posso... No, non ancora. Per me, né per me né per i miei figli. Ci auguriamo che venga approvata questa legge, quindi potrà. Perché in effetti 100 anni riguardano i documenti ufficiali, quindi la cartella clinica. Ma è inutile, perché 100 anni non ci si arriva nemmeno. Questo lo cioè, proprio... cioè è una presa in giro, per dire no. Almeno che non vi vedete il film
che è uscito da poco, il più bel secolo della mia vita, dove racconta di una persona, si chiama Sergio Castellitto, il giorno del suo ventesimo anno scappa dalla casa di riposo per andare a cercare sua madre. Io volevo chiedere una cosa alla scrittrice, forse l'ha detto, mi sono distratta, la sua storia è una storia vera? No, non è una storia vera, diciamo che ecco, ho conosciuto una persona che mi ha raccontato la sua storia, ma da lì poi sono partita con l'immaginazione. Il rapporto con la madre Carla, che è appunto la madre adottiva, ecco, lì c'è tanto di autobiografico, c'è tanto di mio, il rapporto con mia madre, perché tutto sommato che cambia, no? La donna che ti cresce, sì. che ti mette le pezzette fredde quando c'hai la febbre, la prima che odi appena cresci un pochetto, quella che ami un po' di più, che amerai per sempre in modo viscerale, e quindi il rapporto tra Teresa e sua madre Carla, il rapporto tra me e mia madre, assolutamente, ecco, lì ho capito cos'è una madre, a prescindere da adottiva biologica. E questo libro io l'ho lasciato per molto tempo in sospeso, poi sono diventata mamma, anche io nel frattempo, e ho trovato la chiave per finirlo. Quindi, insomma, come dire, ho capito dopo un po', appunto, credo di aver capito un po' il senso delle cose, per cui appunto un conto è l'assenza, l'origine, la ricerca, un conto poi è il rapporto con sua madre, tipo, quello è autobiografico, sì. Grazie comunque.